Bellezze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Oggi voglio provare con voi alcuni prodotti coreani, alcuni prodotti un po' strani tra virgolette. Ad esempio ho selezionato questa maschera per il viso all'aloe, questa però forse non la provo neanche perché mi sembra una maschera normale. Poi ci sono questi patch per gli occhi, questa maschera per le labbra che sono curiosissima di provare, questi strumenti in acciaio per rimuovere i punti neri e poi quest'altro strumento che serve in teoria per rimuovere la peluria del viso. Quindi direi di partire subito. Mi vedete magari un po' sconvolta, un po' stravolta perché ho appena finito di fare il cambio armadio, ho tolto tutti i vestiti invernali e ho messo quelli estivi, ci ho messo circa 2 ore e mezza, è stato un lavoraccio, ho sudato tantissimo perché oggi ci sono 30 gradi, fa caldissimo e per questo motivo mi vedete un po' battuto. Poi stamattina ho lavato anche i capelli, però non ho voluto asciugarli con il phon perché faceva molto molto caldo, quindi ho messo un mollettone che ho lasciato asciugare all'aria e questo è il risultato, sono un po' così che vanno qua e là. Quindi direi subito di mettere la mia solita amatissima fascia per i capelli, che sapete che utilizzo sempre quando faccio maschere, insomma cose sul viso, quindi fascia, che così i capelli non mi danno fastidio, anche perché già sono tutti storti, tutti pazzi di loro, quindi lasciamoli, tiriamoli indietro che così magari restano un attimo più ordinati. Ok, ci siamo, direi subito di partire, vorrei partire proprio con questo aggeggio per rimuovere la peluria dal viso, in teoria dovrebbe rimuovere la peluria dal viso e da quello che ho visto sulla confezione che adesso ho buttato, però sono andata a guardare per bene la confezione, in teoria bisognerebbe utilizzare questo strumento in questo modo, quindi bisogna piegarlo, come potete vedere è anche elastico, si tira e si allarga e in teoria questa parte centrale dovrebbe rimuovere i peli dal viso. E niente, direi subito di mettere alla prova questo primo strumento. Non che io abbia i peli sul viso, però avete presente la piccola peluria, quei piccoli peletti biondi che mai si possono trovare sul viso? Ecco, proviamo a rimuoverli. Fortunatamente io non ne ho tantissimi, anzi ne ho veramente pochissimi, però vediamo se funziona. Devo mettere questo strumento in questa posizione, quindi devo piegarlo e poi passarlo sul viso tirando. Io ragazze non sento niente, veramente niente. Non so se questo è il modo corretto, però sì, sulla confezione c'era scritto, insomma, c'era il disegno di mettere, insomma, questo strumento piegato, di piegare questo aggeggio, insomma, non fa assolutamente niente. Gli do un'ultima chance, quindi bisogna piegare lo strumento in questo modo e passarlo sul viso. Ma io ragazze veramente vi giuro che non sento niente, niente di niente. Non fa assolutamente nulla, proprio no. Provo sul braccio, magari sul braccio, visto che c'è qualche peletto in più, magari funziona meglio, vediamo. Quindi piego e tiro. Non sento niente lo stesso. Proviamo così. Ok, così adesso ho sentito qua. Ah! Ok, funziona sulle braccia. Ah, sul braccio ragazze direi che funziona alla grande, mi ha tirato i peli qua e mi ha fatto abbastanza male, stile ceretta, però effettivamente non l'ho utilizzato piegato ma così, praticamente l'ho appoggiato, ci riprovo, voglio soffrire ancora una volta, l'ho appoggiato, ho premuto contro la pelle e ho tirato. Sì, mi sta strappando i peli, aia. Ok, sul braccio funziona. Sì, ci sono anche piccoli peli qua, infatti. Sul braccio questo strumento funziona. Non so se riuscite a vedere, se si vede che sono leggermente rossa in questa zona. Non so se si vede qui. Sul viso proviamo allora dritto così. No, sul viso non fa niente però. Non sento proprio niente. Sul viso non fa niente, invece sulle braccia funziona. Però direi che è assolutamente meglio fare una ceretta, quindi questo prodotto lo boccio, non lo utilizzerò mai più. Passiamo adesso a questi due, oppure ai punti neri. Io direi, prima di passare alle maschere, di utilizzare questi strumenti in acciaio, perché così con gli strumenti abbiamo terminato. Proviamo questi strumenti. Cosa sono e a cosa servono questi strumenti in acciaio? Servono per rimuovere i punti neri. Ne ho diversi, ne ho 4. Sono praticamente dei bastoncini in acciaio, somigliano quasi a dei bisturi. E da una parte c'è il, diciamo, un piccolo aghetto che serve per bucare i punti neri, le impurità, insomma i pori chiusi. E poi dall'altra parte invece c'è questo cerchietto, un cerchietto piccolino, dove in teoria all'interno di questo cerchietto dovrebbe fuoriuscire
il punto nero, quindi si preme questo strumento sul naso e dovrebbe uscire il punto nero perché va, è proprio, resta proprio sezionato, diciamo, all'interno di questo cerchietto, quindi proviamo subito. Bene o male sono tutti, hanno tutte le stesse funzioni, alcuni hanno la punta un pochettino più sottile, altri un po' più spessa, altri hanno il cerchietto più piccolino, io provo questo che comunque uno vale l'altro. Vediamo, prima vado a bucare e poi vado a eliminare i punti neri con quest'altro lato. Vediamo. Prima di provare vado a struccare il naso, visto che ho un po' di fondotinta, non tantissimo, ad esempio il blush e il contouring e il bronzer non li ho utilizzati perché comunque sapevo di dovermi andare a struccare. Ok, adesso il naso tutto rosso. Vediamo se funziona. Quindi con la punta laghetto vado a fare i buchi, cioè vado a inserire questo laghetto nei pori. Effettivamente funziona, sento proprio che l'ago penetra nella pelle, non fa male però, perché proprio va a bucare il poro. Diciamo che con una mano faccio un po' fatica a bucare, però funziona. Quei due o tre che sono riuscita a beccare, sono riuscita poi anche a bucarli, quindi questo strumento, la prima parte di questo strumento funziona. Vado a bucare altri pori e poi provo con il secondo lato, con la seconda parte. Passo adesso al secondo lato, vediamo se funziona. Allora devo appoggiare questo strumento sul naso, premere e tirare. Vediamo se fa fuori uscire il punto nero. Sì, funziona decisamente, non ci posso credere, funziona ragazze, questo prodotto top, mi sta piacendo un sacco, perché spesso e volentieri, specialmente io con la ricostruzione, faccio fatica a schiacciare i brufoletti, i punti neri, perché ho le unghie un po' più spesse e lunghe, quindi faccio fatica. Questo strumento è geniale perché risolve tutti i problemi, anzi funziona anche meglio. Si sente che questo strumento, insomma, va a eliminare il punto nero, perché effettivamente è abbastanza sporco di... Sì, adesso è brutto da dire, però vi posso assicurare che funziona. E sì, non fa malissimo, però si sente che il punto nero comunque è uscito o che sta uscendo. Un prodotto veramente buono, non me l'aspettavo, sono molto molto contenta. Specialmente anche in queste zone, ai lati del naso, qua faccio molta fatica ad arrivare con le dita. Io ragazzi non voglio farvi vedere quello che è uscito perché non è molto bello da vedere, però sul dischetto ci sono proprio tutti i punti neri, c'è l'impurità, il pus che è uscito. E funziona alla grande questo strumento, non pensavo, quindi da stasera lo utilizzerò tutte le sere perché è veramente veloce da utilizzare, non fa malissimo, va a rimuovere, veramente a pulire in profondità i pori, i punti neri, quindi veramente uno strumento top, a differenza di questo che non vale assolutamente niente, questo invece è veramente un prodotto, uno strumento da avere. Adesso però passiamo alle maschere. Facciamo i patch, utilizzo il patch per gli occhi e questa maschera per le labbra e vediamo un po' come si comportano. Mi struppo un attimo anche sulle occhiaie, visto che comunque un po' di fondotinta c'è. E poi passiamo ai patch per le occhiaie e poi alla maschera sulle labbra, perché altrimenti non posso parlare, quindi non mi sembra il caso. Ok, la mia faccia è veramente stravolta, oggi veramente stravolta. Passiamo ai patch per le occhiaie. Allora, sono appunto dei patch da mettere sulle occhiaie realizzati con il collagene. Questa è l'unica cosa che riesco a leggere, perché tutto il resto è scritto in coreano, quindi non capisco assolutamente niente. Ok, qua dietro c'è scritto il tempo di posa. Bisogna ovviamente struccare la parte delle occhiaie e tenerlo in posa, oh mio Dio, per 30 minuti, tantissimo. Questo video sarà un po' lungo da registrare, va bene. Ah, che bella sensazione, è freschissimo, la sensazione è super super piacevole. Vediamo se stanno su. Ok, questo è il primo. Adesso passo al secondo patch. Eccolo qua. Applicato anche il secondo patch. Vi posso assicurare che la sensazione è super, specialmente con i fari puntati contro, le luci puntate contro. I patch mi danno un attimo di sollievo, mi rinfrescano leggermente il viso. Devo tenerli in posa per 30 minuti, quindi sono le 5 alle 4, fino a 4:25 devo tenerli in posa. Adesso passo ad applicare anche questa per le labbra, che su questa invece non c'è scritto, guardate, assolutamente niente. Non so per quanto tempo devo tenerli
tenerle sulle labbra, quindi magari qua aspetto un pochettino, le tengo in posa un pochettino di meno, non lo so. Intanto che dirvi di questi patch? Sono veramente piacevoli. Ho provato soltanto altri patch da applicare sul contorno e sulle occhiaie, sempre di questi prodotti coreani di Tony Moly, e anche quelli non mi dispiacciono affatto. L'unica cosa è che quelli di Tony Moly hanno anche la parte sulle palpebre, quindi bisogna proprio stare sdraiate sul letto, sul divano, rilassate con gli occhi chiusi, perché effettivamente altrimenti cadono e poi avete gli occhi coperti e non si possono utilizzare. Questi invece sono molto utili perché non coprono gli occhi, restano su, strano ma vero, restano su, come potete vedere. Sono ben imbottiti i prodotti, ma non sono scivolosi, troppo bagnati, quindi che tendono a cadere, a scivolare. E questa cosa devo dire che mi piace molto, perché così si riesce a fare anche altre cose. Magari si mettono i patch sugli occhi, intanto come prima ho fatto io il cambio armadio, potevo fare il cambio armadio avendo su insomma i patch, oppure non so, uno deve sistemare la stanza, deve pulire casa, insomma riescono a fare due cose in una. Spesso e volentieri invece con le maschere per le occhiaie non si può fare, bisogna stare proprio paralizzate sul divano per il discorso che dicevo prima. Invece per questi mi piacciono, specialmente da questo punto di vista. Poi alla fine dei 30 minuti vi dirò com'è la mia sensazione, come vedo le mie occhiaie, se sono migliorate più che le occhiaie, la zona del contorno occhi, se è più idratata, eccetera. E adesso passo ad applicare questa maschera per le labbra. Una maschera per le labbra, ragazze, solo i coreani la potevano inventare, cioè davvero la maschera per le labbra è il top. Non ne ho mai provate, quindi sono veramente curiosissima di vedere come si comporta. Prima di applicare la maschera sulle labbra, se no non riesco più a parlare, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi amate i prodotti, questo genere di prodotti di skincare, specialmente questi coreani, se li avete già provati, se avete provato qualcosa di simile, se vi piacciono, o se preferite le classiche maschere da stendere sul viso e poi da risciacquare con acqua. A me, ne devo dire che questi prodotti, le maschere in tessuto, questi prodotti usa e getta, diciamo, non mi dispiacciono affatto, li trovo super super pratici. Adesso vado ad applicare la maschera sulle labbra, poi non posso più parlare. Quindi fra 30 minuti torno e vi dico insomma come mi sono trovata, se mi sono piaciute oppure no. Allora mettiamo la maschera qua. Allora, labbra. Sarà dritta così? Forse così. Non lo so, sapete? Dai, la tengo così perché così anche qua sull'arco di Cupido fa il trattamento. Anche questa, la consistenza, parlare così è un po' complicato, però la consistenza di questa maschera è praticamente uguale alla consistenza, aiuto, dei patches per le occhiaie. Sono molto molto simili, per adesso non parlo più, se no mi cade tutto. Ci vediamo fra 30 minuti, a dopo, aiuto! Rieccomi, sono passati 30 minuti, anzi in realtà qualcosina di più, e infatti sia la maschera per le labbra che i patch per il contorno occhi ormai non sono più bagnati, anzi sono quasi completamente asciutti. Hanno ancora la consistenza un po' gelatinosa, però non sono più impregnati di prodotto, ok? Quindi direi di andare a rimuoverli. Parto dalla bocca perché faccio un po' fatica a parlare, ok? Allora, mi sento le labbra morbide, prima avevo qualche pellicina che adesso non vedo più, non mi è dispiaciuta, non ha fatto granché, nel senso che non ho le labbra tipo più rimpolpate, ok, però le sento più morbide, vedo che non ci sono più le pellicine e la sensazione comunque, specialmente adesso che fa molto caldo, come dicevo prima, è veramente super super piacevole. Adesso vado a togliere anche i patch sulle occhiaie. Per quanto riguarda questi patch, si sono leggermente spostati, prima sono scesi leggermente, poi li ho rimessi sul contorno occhi, e adesso invece vedo che si sono spostati un po' più verso l'esterno, ma veramente una cosa da poco. Per quanto riguarda invece i patch per il contorno occhi, che dire, sento il mio contorno occhi più idratato, molto più fresco. La sensazione che ho provato appena dopo averli applicati è stata subito di freschezza, una bellissima sensazione, e per l'estate veramente fantastica questa cosa. Adoro applicare le maschere che vanno a rinfrescarmi il viso quando fuori ci sono temperature veramente altissime, quindi sicuramente sono delle maschere che mi piace utilizzare di più durante il periodo caldo, primavera e estate. Per quanto riguarda la zona del contorno occhi, la vedo sì più, non so, forse anche più luminosa,
una mia impressione, forse perché è ancora un po' lucida dai patch. Però ovviamente, come sempre, sono poi da testare nel corso del tempo. Però le prime impressioni sono veramente buone. L'unico prodotto negativo che boccio assolutamente in questo video, che non vi consiglio, è questo per il viso, che sul viso non funziona, dovrebbe funzionare per il viso, ma invece sul viso non va. Ma per il resto sono rimasta piacevolmente contenta. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su se volete altri video di questo genere, e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Vi mando come sempre un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!